fedeli che dopo la recita ad alta voce di 10 Ave Maria introducono una pausa di silenzio per la meditazione sugli episodi salienti della vita di Maria e di Cristo. Lotto dimostra una sensibilità vivissima verso l'animo popolare. La sua pittura, tanto esigente e raffinata, sa farsi popolana. Dai Domenicani di Venezia, che avevano un nuovo santo da onorare, Sant'Antonino, gli fu chiesto un quadro per la loro bellissima chiesa di San Zanipolo. Sant'Antonino, un secolo prima, aveva fondato una congregazione in aiuto dei poveri vergognosi, sfortunate vittime delle traversie politiche e dei disastri finanziari. Lotto rende esplicita, come sempre con apparente naturalezza, la sua commossa partecipazione. Stendono la mano i poveri. Gli angeli consigliano il santo nella elargizione delle grazie, mentre due chierici prendono le suppliche e distribuiscono le elemosine. Sono separati dai poveri che hanno vergogna a mostrarsi da una balaustra coperta da un tappeto a smaglianti colori. Lotto sessantenne è solo, molto inquieto. Lascia Venezia e la casa di un nipote per andare a Treviso. Dopo 3 anni torna, rifà testamento a favore dell'ospedale dei poveri e riparte per Ancona per un lavoro importante, ma è talmente stretto da necessità da dover organizzare qui una lotteria coi suoi quadri rifiutati che restano tuttavia invenduti. Nel 1552 chiede asilo a Loreto, portandosi dietro quei quadri che gli erano rimasti in mano. Erano troppo in anticipo col loro realismo e autenticità di sentimento sul gusto dei contemporanei. Piaceranno a Caravaggio.